Si chiama Laika Sport, la nuova filiera della Libera Associazione delle Imprese e degli Imprenditori del Salento, nata proprio in questi giorni. Le finalità di questo specifico settore sono state illustrate dal presidente Roberto Fatano e dal responsabile di Laika Sport, Simone Lucia, organizzatore dei più importanti eventi podistici salentini e regionali. Si amplia così l'offerta di Laika per incoraggiare ogni tipo di attività sportiva, con l'intento al tempo stesso di promuovere e valorizzare il territorio salentino, il più grande e il più bel campo da gioco che si possa utilizzare, come ha sottolineato il presidente Fatano. Nel progetto Laika Sport potranno confluire eventi e manifestazioni sportive di ogni genere. Si tratta di un modo per ampliare l'offerta agli associati e per quanti vogliono ancora aderirvi e fornire il proprio contributo per dare vita sempre a nuovi progetti e nuove idee per il futuro. Inizia così una nuova sfida: promuovere i valori dello sport e della lealtà sportiva è uno degli obiettivi principali della nuova filiera di Laika, impegnandosi al tempo stesso in progetti finalizzati alla solidarietà e al sociale. All'iniziativa hanno già aderito l'associazione podistica GPDM, la Wolf Salento, un team di mountain bike, e l'associazione San Guido con la sua scuola di calcio. E proprio il campo dell'associazione San Guido ospiterà il primo evento di Laika Sport, un'amichevole di calcio tra gli associati, il cui contributo di iscrizione sarà devoluto ad un ente benefico. Da giugno invece è previsto ogni lunedì a San Cataldo un allenamento collettivo di corsa riservato a tutti, sia per principianti sia per i più allenati, un appuntamento per promuovere e rivalutare la più importante delle marine leccesi, correndo immersi nella natura a pochi passi dal mare. Sport, aggregazione, solidarietà, cura del corpo e dell'alimentazione, ha spiegato Simone Lucia, sono valori fondamentali da cui vogliamo ripartire per uno stile di vita responsabile, perché stare bene con se stessi significa anche stare bene con gli altri.